Salve a tutti, oggi siete qui per il TG dei licei poliziali con Samuele Peruzzi e Carina Subotaro. Gli studenti della classe 4A liceo classico, in collaborazione a Gem Edizioni, sono autori di un libro che celebra il 500° anniversario della posa della prima pietra dello storico Palazzo Contucci di Montepulciano. Ecco a voi un'intervista di Giada Santini al dottor Alamanno Contucci, che varie volte ha ospitato gli studenti nel salone delle feste del suo palazzo. Ho pensato di creare un progetto riguardo la posa della prima pietra del Palazzo Contucci. Cosa ne pensa al riguardo? Ma ne penso solo bene per due motivi. Il primo perché qualche mese fa anche io ho fatto il liceo classico come avete fatto voi e quindi per una memoria storica mi piace questa progettualità. E poi evidentemente se si valorizza questo palazzo, questa realtà di Montepulciano, non mi fa altro che un gran piacere. E che esperienza è vivere in un palazzo d'epoca? Ma come tutte le cose hanno una doppia faccia della medaglia, il piacere e l'onore di stare qui. Certamente stare qui implica degli obblighi, l'attenzione a non sciupare le sedie, quando si mette a sedere bisogna stare attenti a non fare tufoni in terra come qualcuno visto di là prima ha fatto, oppure insomma bisogna avere delle attenzioni che invece in una casa più moderna con dei confort diversi non ci sono, però evidentemente siamo contenti di essere qui per tutti questi secoli, dai miei antenati ad oggi, i miei figlioli sono nati qui, stanno qui e quindi siamo contenti. È un episodio particolare che ha vissuto in questa sala, in questo palazzo? Ma questo è quello che racconto un po' sempre, in questa sala contro la parete alle nostre spalle, quando ero ragazzetto, 7-8 anni, ci giocavo a tennis e mi scoprì il babbo e a quell'epoca le punizioni erano vere, quindi per 4 giorni pane, acqua e basta. Però ebbi poi la soddisfazione quando sono cresciuto un po', ho giocato a tennis abbastanza bene fino a 40 anni e qualcuno mi diceva: porca miseria, sei bravo, chi è stato il tuo maestro? Io dicevo: è stato Andrea Pozzo. Dice: ma chi è stato Andrea Pozzo che non si conosce? Dico: è stato solo il mio maestro, io sono stato l'unico allievo suo. E quindi è stata un aneddoto che racconto volentieri per dire a volte da ragazzetti come non si riesce ad apprezzare le cose che invece ora si diceva bisogna stare attenti a tutelarle, perché i nostri antenati ce l'hanno tramandata e noi si devono lasciare a voi, alle generazioni che verranno. I licei poliziali, come ogni anno, hanno organizzato il progetto Intersezione a Suon di Musica, in collaborazione con la Scuola di Musica di Montepulciano. Vi lasciamo ora all'intervista del professor Giannetti e del direttore della scuola Alessio Tezzi. Salve, ci troviamo all'interno dei licei poliziani con il professor Giannetti. Come la musica può complementare lo studio della storia, dell'arte e quindi anche delle sue materie umanistiche? Bene, la domanda è importante perché la musica è necessaria allo studio delle altre materie. Come le complementa, come ci si affianca e come le arricchisce, è presto detto. La musica è una delle espressioni che cambia, come tutte le altre, a seconda dell'epoca in cui viene concepita. È espressione di estetiche particolari, di poetiche che di volta in volta acquisiscono caratteristiche particolari. E basta ascoltare spesso una musica per avere la sintesi artistica più precisa forse dell'opera d'arte. Un'opera d'arte romantica è espressa benissimo da un arpeggio di Chopin oppure di un altro compositore dell'epoca, ne rappresenta quasi il succo. La musica è fondamentale proprio perché, non avendo un linguaggio, diciamolo, umano, ma sovrumano, sovrasegmentale si dice in termini tecnici, esprime però il tutto in una maniera molto, molto sintetica e quindi è la porta per capire subito di che cosa si sta trattando e arriva all'anima, al cuore delle arti, di tutte le arti.
all'interno dei licei Poliziani con il direttore dell'orchestra di Montepulciano, Alessio Tiezzi. Volevo rivolgerle una domanda. È abituato a lavorare con i ragazzi e qual è il suo rapporto con questi ultimi? Penso sia abbastanza visto durante la mattinata che abbiamo svolto qua da voi. Tendo sempre molto a scherzare con loro e giocare. È più un rapporto amichevole sicuramente, però anche di grande serietà quando serve. Il lavoro dell'orchestra, come dicevamo prima, è un lavoro molto duro, impegnativo, dove basta un piccolo particolare e il castello crolla, e crolla tutto, l'esecuzione ne risente. Per cui cerco di mediare tra un rapporto anche molto, molto alla mano, molto fraterno, con anche il rigore di quello che è una disciplina così difficile e complicata come quella della musica, in questo caso l'orchestra, dove la disciplina è veramente essenziale. Quindi io adoro lavorare con loro, sono ragazzi magnifici e li ringrazio. Ok, e secondo lei perché la musica classica viene definita distante dagli adolescenti? Io penso che sia semplicemente un problema di non conoscenza. Basta fare il semplice paragone con la gastronomia, con quello che mangiamo. Ci piace quello a cui siamo abituati, mangiamo quello che abbiamo sempre mangiato. Per questo a volte andiamo in un paese straniero, oddio come si mangia male, semplicemente si mangia diverso. I ragazzi, per anche volontà economiche molto al di sopra di noi, sono spinti ad ascoltare un certo tipo di musica e non conoscono magari quest'altro tipo di musica. Non credo che i nostri ragazzi che amano la musica classica siano degli alieni, semplicemente sono nati in un ambiente come il nostro, che è quello dell'istituto, dove comunque si mastica tutti i tipi di musica, tra cui anche quello della musica colta, perché forse è meglio definirlo musica colta. Per cui semplicemente credo che basterebbe un po' uno sforzo iniziale. Di sforzo si tratta, perché la musica colta a volte appunto ha un impatto difficile. Siamo abituati a 2 minuti e mezzo di una musica per radio, mentre magari una sinfonia dura 1 ora. Allora ci stanchiamo velocemente, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole tempo. Però è tempo ben spesso, sicuramente. E lei ha portato Cimarosa per farlo conoscere ai ragazzi, dato che è stato definito da lei stesso un artista che sta oramai scomparendo? Sì, diciamo che non è molto eseguito nel panorama concertistico. Noi abbiamo colto l'occasione perché quest'anno al Cantiere faremo un'opera, quindi un allestimento vero e proprio con questi ragazzi che suoneranno nell'orchestra, più dei cantanti professionisti, una famosissima regista che verrà da fuori, e un allestimento molto bello, interessante, in teatro, per cui faremo un'opera intera. Abbiamo presentato qua il preludio a quest'opera, cercando di anche appunto risvegliare o invogliare nei ragazzi magari l'idea di venirci a sentire. Restando in tema musica, vi presentiamo adesso il gruppo rock dei Ross. Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo Peruzzi si sono uniti nel 2015 sotto questo acronimo e da allora sono in continua ascesa. A seguito dell'esperienza X Factor, sono riusciti ad aprire il concerto degli After Hours e a cominciare il loro tour. A voi il servizio. Come ha influito la cultura musicale locale sulla vostra formazione, ad esempio il Cantiere, eccetera? Ma devo dire che questa zona comunque musicalmente è molto attiva, pur essendo comunque un paese piccolo e dal quale è difficile emergere senza vie come X Factor, perché comunque sia, siamo tutti qui, siamo sempre a suonare nei locali e tutto, però ci voleva comunque sia qualcosa di forte che ci facesse emergere. Però devo dire che ci siamo trovati bene qui a crescere musicalmente, forse senza l'atmosfera che c'è qui non avremmo mai suonato così tanto, abbiamo fatto un sacco di prove qua. C'è il Cantiere Internazionale d'Arte. Quando abbiamo iniziato a suonare, ovvero nel lontano 2011,
La scena musicale qui era veramente un sacco attiva, poi c'era la sala prove degli ex macelli, c'erano un sacco di iniziative, infatti questo ci ha stimolato molto. No, c'è sempre stata un sacco di musica qua, quindi ci piace questo ambiente e adesso siamo felici anche di fare un po' di prove anche qua. Dove? Agli ex macelli. Ciao. Sì. Infatti la nostra sala prove è tuttora a Montepulciano, anche grazie al sindaco che ci ha dato modo di riabilitare la sala degli ex macelli, e quindi proviamo qua molto volentieri. Come avete iniziato come gruppo e quali sono state le vostre prime esperienze insieme? No, io e Kevin venivamo da varie esperienze musicali, a scuola, carine e tutto, però avevamo deciso di fare una cosa veramente come si deve, lavorare al massimo su un solo progetto, e ci è venuta in testa l'idea di fare questo power trio. E mancava solo il batterista. Abbiamo iniziato a provinarne un po', anzi un bel po'. E insomma l'abbiamo provinato, abbiamo fatto un po' l'X Factor, ne faremo sapere. Però in realtà è andata alla grande. Siamo partiti 3 anni fa così, abbiamo iniziato subito a lavorare su pezzi inediti, a cercare festival. Abbiamo lavorato giorno per giorno, tantissime ore, mamma mia. E alla fine siamo cresciuti sempre di più. Raccontateci un po' di che prospettiva avete per questo tour. È arrivato il rumore in tour finalmente e siamo felicissimi di questo, perché il nostro obiettivo ovviamente è suonare, salire su più palchi possibili e spaccare tutto davanti a un pubblico. Quindi vi scoccia abbassare il volume, volete fare rumore, fino a che punto volete arrivare? Fino al punto di essere denunciati per inquinamento acustico? Sì. Perché no? Dal 14 al 21 maggio si svolgerà la settimana dei licei poliziani. Sarà una settimana di convegni, conferenze, concerti e spettacoli teatrali che coinvolgeranno gli studenti di tutti i plessi scolastici. TG Poliziano finisce qui. Grazie per averci seguito.